Ultima giornata del Vinitaly, si può fare un primo bilancio, siamo con il presidente del Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, Valentino Di Campli. Cosa possiamo dire a conclusione, insomma, primo bilancio? Beh, sono stati giorni molto intensi, con un continuo flusso di visitatori, di operatori specializzati provenienti sia dall'Italia ma anche tanti dall'estero, sia già organizzati in precedenza ma molti anche, come dire, spontaneamente, evidentemente hanno trovato interesse nei discorsi, nelle attività che l'Abruzzo sta portando avanti. Per cui un bilancio decisamente positivo anche dal racconto dei nostri operatori, che sono tutti abbastanza soddisfatti. Probabilmente anche la voglia di ripartenza ha aiutato nello spirito un po' di tutti, e questo è positivo. Speriamo che la pandemia, come dire, vada a chiudersi a breve, e che le altre vicende internazionali lo stesso, perché sicuramente l'ansia c'è, no? Non tutta la serenità che dovremmo avere c'è, per cui è stato importante, ma sarà ancora più importante vedere l'evoluzione dei prossimi mesi. Il modello Abruzzo ha fatto il suo esordio, diciamo così, in questa rassegna. Sì, se ne è parlato tantissimo, c'era tanta curiosità, voglia di capire meglio. Certamente non avevamo ancora vini con le etichette che fanno riferimento, insomma, al nuovo modello che il Ministero ha definito modello Abruzzo, però noi abbiamo voluto comunque cominciare a dare una rappresentazione dell'identità territoriale del nostro Abruzzo, che innanzitutto, come vedete, è il riferimento principale, però poi le appellazioni provinciali e quindi una ripartizione territoriale di quelle che sono le cantine, con la possibilità di ulteriori evoluzioni per poter poi rappresentare anche le vigne di ciascuna cantina, con tra l'altro anche un angolo dedicato all'Abruzzo Wine Experience, cioè alla possibilità di fare enoturismo in Abruzzo, una tipologia, un filone di turismo che è sempre più in crescita, che valorizza in modo importante i prodotti del territorio, sia quando si viene sul territorio ma anche quando poi si torna nella propria città e si cerca di bere, di consumare quei prodotti che sono stati apprezzati. E quindi un'enoteca, anche un'enoteca regionale molto molto fornita, rappresentativa di tutti i territori, di tutte le cantine. E poi una serie di incontri organizzati dal Consorzio, con collaborazione anche con Verona Fiere, con operatori internazionali. E la chicca più bella è stato il momento dei 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo, un grande vino che ha dato dimostrazione con questa verticale della sua potenzialità, una verticale storica con vini degli anni 70, degli anni 80, che dimostrano quanto valore ancora inespresso c'è nel nostro grande bianco.